Vincenzo Abate è coordinatore di una rete di associazioni che si occupano di autismo, oltre ad essere papà di due gemelli di 24 anni. Nel giorno della protesta è riuscito a strappare un impegno dal confronto con la regione, rivedere le linee di indirizzo sull'assistenza, con due obiettivi: uniformare i servizi delle ASL in Campania migliorandoli, scongiurare che le famiglie non potessero più usufruire di percorsi personalizzati, vista l'applicazione severa delle nuove direttive. Il tema è ampio e complesso, è economico e organizzativo, è politico nel senso più nobile del termine, perché l'autismo non ha colore politico e la politica si deve colorare di autismo, è lo slogan utilizzato da Vincenzo. E mentre scuole e servizi sociali vengono invitati a recitare la propria parte nel sistema organizzativo e a programmare per settembre rientri uguali ovunque tra i banchi in Campania, è già tempo di guardare oltre. Così Vincenzo Abate nel corso di una lunga intervista a Prima TV Telenostra. Come immagina il futuro dei suoi due figli? La prima cosa è un futuro che abbia rispetto e dignità della persona. Il miracolo se viene sempre ben accetto. Mi avendo due figli di 24 anni, da un lato so che non è che faccio un intervento e non sono più autistici. Da un altro le posso dire come esperienza diretta che se si lavora in un certo modo e bene anche sul ragazzo adulto, si possono avere dei recuperi, si può fare in modo di non farlo aggravare, dipende da quale punto vuoi vedere la bottiglia. Ma da papà io spero di chiudere gli occhi e tranquillo pensando che al di là della transizione, che dopo la transizione c'è un altro step importante che nessuno ne parla, il dopo di noi. Noi tra poco avremo una schiera di ragazzi autistici adulti. Ci sta sfuggendo di mano. A me sembra ieri che ho avuto la diagnosi quando tenevano 4 anni. Oggi hanno 24 anni. Fra poco ne avranno 40. Io non ci sto più. E i miei figli che fine fanno? È su questo che la pubblica amministrazione si deve confrontare. No domani, no oggi, avrebbe dovuto farlo già ieri.